E siamo tornati! Ma perché c'è sto frigo? Sentite che casino che fa! Cioè non è un frigo, è un motore di un aereo, Cristo! Comunque quell'orologio è fermo da... boh, quando sono nato. Siamo tornati in un episodio di cucina. Oggi, al posto di usare i soliti ingredienti, faremo qualcosa di nuovo, di innovativo! Questo è il secondo speciale dei 200 iscritti. Allora, cosa potremmo fare oggi? Allora, apriamo un po' l'aereo perché fa un casino. Oh! Gli ingredienti di oggi sono... fragole. Basta. Salsa burger, prosciutto cotto e un uovo. Attenzione ragazzi, qua si rischia qua per questo speciale. Per ora, perché cazzo ci fai nell'inquadratura tu? Bene, iniziamo subito. La prima cosa da fare è bisogna prendere un piatto. Perfetto, questo va benissimo. Adesso prendete l'uovo e non è che fate così come fate di solito, che fate papà e si spacca, no? Noi ci andremo più delicatamente. Lo prendiamo e... Bisogna togliere il guscio perché sì, ragazzi, cioè non c'è bisogno di dirlo, porco... Si prende una forchetta e si fa nel piatto così. Una volta che si è formato questo, che sembra piscio, poi bisogna aprire questo. Prendiamo esattamente un pezzo di prosciutto, il resto lo lasciamo. E si inizia a sfilettare pian pianino, no? E si mette nel piatto. Una volta messo, bisogna anche con questa roba mescolare così, in modo che il prosciutto assorba l'uovo e speriamo di non vomitare. Bisogna prendere questo e metterlo nel microonde. Attenzione a non far cadere tutto perché sennò sputtaniamo un uovo. Mi sono sborrato il piede. Il rimanente dell'uovo lo mettiamo in microonde e lo mettiamo ovviamente a 30 minuti. Cioè, avevo una ciabatta, porco puttana. E niente, adesso le mie ciabatte sapranno di sborro di uovo. Cazzo, sono andato fuori. Inoltre, adesso che abbiamo praticamente immerso l'uovo nella ciabatta, vedete? Vedete com'è? Bisogna prendere la ciabatta e metterla nel forno, questo qui. Metterla così e lasciarla scaldare. Intanto che aspettiamo, prendiamo il... Prima se lo muovessi con il tablet gigante. Prendiamo quello che abbiamo fatto cuocere prima. Come vedete è più o meno cotto, no? Voi direte, le fragole che cazzo servono? Servono a essere aperte e lasciate lì. Guardate che bella magnificenza. Annusate. Adesso prendete una fragola. La fragola, in teoria, prima di tagliarla bisognerebbe lavarla. Ma noi l'avremo così. Una volta che avete... Guardate che bellezza sia! Bagnato la fragola come si deve, prendete la forchetta che avete utilizzato prima e la tagliate sopra il piatto, sopra. Così i pezzi rimanenti, cioè quello che taglierete, Dio po', va direttamente a finire nel piatto. Ti vuoi aprire come apro tua nonna? Tra l'altro utilizziamo la forchetta semplicemente perché siccome la forchetta oltre a tagliare libera anche il succo che c'è dentro la forchetta, no? Sì, succo che c'è dentro la fragola, no? Okay. Bisogna essere gentiluomini in questo mondo, eh. Bene, ragazzi, questo è il coso del piatto, non lo vedete perché è una sorpresa. E praticamente adesso bisogna di nuovo mescolare. Adesso il coso sarebbe così. Che splendore! Adesso, praticamente bisognerebbe mettere questo nel freezer perché usando l'uovo cotto con il prosciutto cotto. Abbiamo praticamente scaldato le fragole subito, senza fare un casino che si sarebbe creato nel microonde, no? Siccome questo, ragazzi, che stiamo facendo è un gelato, lo metteremo nel freezer. Apriamo questo. Guarda dove cazzo lo metto che non c'è spazio! Caputtana, questi chef d'oggi che non hanno mai lo spazio per lavorare, oh. E niente, mettiamo così, affanculo. Aspettiamo che questo orologio arrivi a mezzogiorno. Boh.
Una volta aver aspettato, possiamo aprire il freezer. Perfetto, ragazzi. Guardate un po'. Il resto è dentro al freezer. Oddio, ma cade tutto qua. Ma che cazzo ha messo sto freezer di merda? Canestro. Ok. Oh. Questo è come viene, ragazzi. Tranquilli, non ci siamo dimenticati di quello che c'è lì. Oh, porca puttana. Codì. Cioè, la mia mano è andata così. Perfetto, ragazzi. Abbiamo qui la nostra ciabatta abbrustolita con ancora l'uovo. E adesso, ragazzi, assieme al gelato, cosa faremo? Cosa faremo secondo voi? Non quello che pensate, perché manca ancora una cosa. Non so prendere così in mano. La salsa burger si mette nel gelato a questa distanza. Bisogna mescolare una... Boh, sesta volta. Raga, più mescolate meglio. Adesso prendiamo un bicchiere, possibilmente con questa faccina qua. Allora adesso mettiamo tutta questa roba qua dentro. Ed ecco qui, ragazzi, il nostro bellissimo gelato da gustarci, no? E la ciabatta la mettiamo come contorno. Le crayon d'un nerf alle fragole. Specialità ovviamente francese. Niente, ragazzi, adesso è il momento dell'assaggio. Come ogni volta, prima assaggiamo il contorno e poi assaggiamo il resto. Cotta al punto giusto. Si sente che è fatta di stoffa, non lo so. Adesso c'è il dolce. Wow, che profumino. Buon appetito. È l'emozione. Difficile mangiare una cosa così buona. Come farsi venire un tumore. Bene, ragazzi, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. A me mi è piaciuta un sacco farla. Spero che questo speciale vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora per i 200 iscritti. E niente, ragazzi, mentre pulisco il piatto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.